Ciao bassisti! Dopo aver studiato tutte le tipologie di triade e averle utilizzate per fare musica costruendo delle nostre linee di basso, oggi aggiungeremo una nota e le faremo diventare quadriadi, completando così il percorso di studio dell'armonia di base all'interno del corso Primi Bassi. Ma prima, sigla! So già cosa vi starete chiedendo, ma come ci fermiamo alle quadriadi e le pentatoniche e le scale? Sicuramente le cose da fare sono tante altre e si faranno in futuro, ma questo corso si chiama Primi Bassi perché vuole insistere su quelli che sono davvero i fondamentali della musica e del basso elettrico. Se non volete credere a me, credete a lui, Jeff Berlin, immenso bassista e grandissimo didatta, che ha dedicato un intero libro, ovvero Core Tone System for Mastering the Bass, proprio allo studio e alla pratica delle quadriadi per bassisti, appunto, lasciando intendere che sono dei veri e propri pilastri dell'armonia, ma questo lo sappiamo, e sono comunque importantissime anche in generi complessi come il jazz. Cosa vuol dire core tones? Sono le note che costituiscono l'ossatura degli accordi, quindi davvero le note più importanti che si possano suonare. Questo è vero per qualsiasi musicista, ma è quanto mai vero per i bassisti, che sono quelli che vanno a creare proprio i fondamenti dell'armonia in un brano o in una band. Ma bando alle ciance, vediamo proprio come si costruiscono queste quadriadi. Abbiamo già visto che le triadi sono formate da due intervalli di terza sovrapposti. Si tratta semplicemente di aggiungere un ulteriore intervallo di terza, andando a individuare, rispetto alla fondamentale dell'accordo, un intervallo di settima. Quindi le quadriadi vanno a formare i cosiddetti accordi di settima. Sono accordi davvero molto molto importanti, che hanno una qualità dissonante molto peculiare e davvero fondamentale in generi come il blues, il jazz, il funky, ma in qualche modo presente un po' in tutta la musica. Io direi che a questo punto possiamo armarci di strumento e andarle a vedere in pratica. Via! Andiamo a costruirci tutte le specie di quadriade a partire dalle quattro specie di triade che già conosciamo e già abbiamo praticato. Per ognuna vedremo anche alcune diteggiature e gli accordi che vengono fuori, diciamo così. Quindi, partendo dalla triade maggiore, Do maggiore, Do, Mi, Sol, aggiungo una settima maggiore ed ho Do maggiore settima, sigla dell'accordo Do maggi 7 oppure Do con il triangolino. Diteggiature 2, 1, 4, 3 oppure 4, 3, 1, 4 con un allargamento, con un avanzamento oppure volendo anche 1, 4, 2, 1 sempre con un allargamento, con un avanzamento. Triade maggiore ma con settima minore, quindi Do, Mi, Sol, Si bemolle, ok? Quadriade blues per eccellenza, diciamo così. Praticamente qui abbiamo un accordo detto settima di dominante, quindi si sigla semplicemente Do settima, o un accordo di settima, detto così. Diteggiature 2, 1, 4, 2, oppure 4, 3, 1, 4, o volendo anche 1, 4, 2, 1. Partiamo ora da una triade minore e vediamo le quadriadi che vengono fuori. Quindi Do minore, Do Mi bemolle Sol, con la settima minore diventa Do minore settima, Do Mi bemolle Sol, Si bemolle. Minore settima è uno degli accordi più diffusi, proprio si trova praticamente ovunque. La siglatura è proprio semplicemente Do minore settima. Diteggiature 1, 4, 3, 1, oppure volendo 4, 2, 1, 4. La settima su un accordo minore talvolta può essere anche maggiore, quindi triade minore con la settima maggiore, quindi un Si questa volta, Do, Mi bemolle, Sol, Si. L'accordo che ne viene fuori è il famoso minore maggiore settima, che si sigla appunto con minore maggi 7 oppure minore con il triangolino. Diteggiature 1, 4, 3, 2, volendo anche 4, 2, 1, 4.
Vediamo le quadriadi che si generano a partire da una triade diminuita, quindi Do diminuito, Do, Mi bemolle, Sol bemolle. Aggiungo una settima minore, un Si bemolle, e ho un Do semi diminuito, quindi una quadriade semi diminuita. Si sigla con il pallino barrato, che sta appunto per semi diminuito, o in alternativa minore settima bemolle quinta. Diteggiature 3, 1, 4, 3, oppure 1, 4, 2, 1. Sempre a partire da una triade diminuita, quindi Do, Mi bemolle, Sol bemolle, possiamo avere una settima anch'essa diminuita e quindi una quadriade diminuita. Quindi Do, Mi bemolle, Sol bemolle, Si doppio bemolle, che è omofono di La, quindi è un La di fatto, ma noi dobbiamo chiamarlo Si doppio bemolle, come sappiamo. La quadriade diminuita si sigla con un pallino, semplicemente, o con la sigla dim vicino alla lettera, quindi Do col pallino o Do dim. È molto interessante perché è anch'essa una struttura simmetrica, proprio come la triade aumentata che già avevamo affrontato. Vi ricordate quando abbiamo detto che la triade aumentata genera praticamente dei rivolti con la stessa geometria della posizione fondamentale, quindi c'è una forte intercambiabilità del materiale armonico? La stessa cosa viene fuori dalla quadriade diminuita, dove praticamente abbiamo tutti intervalli di terza minore, quindi si genera una simmetria che ci permette di andare avanti all'infinito e anche qui praticamente di iniziare su qualsiasi nota della quadriade e avere una grande intercambiabilità. Vabbè, detto ciò, vediamo le diteggiature più comode, che sicuramente sono, a parte questa che abbiamo visto, che era 1, 4, 1, 4, ok? Abbiamo 3, 1, 4, 2, oppure volendo 1, 4, 2, 1. Concludiamo parlando delle quadriadi che si generano a partire da una triade aumentata, anche se si trovano abbastanza di rado, diciamocelo. Infatti nella base che poi vi ho messo da suonare, non ve le ho messe, insomma, ho privilegiato quelle di uso più comune, fatta eccezione per il minore maggiore settima, ecco, che invece ho inserito. Allora, triade di Do aumentato, Do, Mi, Sol diesis, con la settima maggiore diventa un Do maggiore settima più. Diteggiature, appunto questa che abbiamo visto, 3, 2, 1, 4, oppure volendo 1, 4, 3, 1. La settima può essere anche minore e quindi avremo praticamente una diteggiatura che si svolge su tre tasti, perché avremo Do, Mi, Sol diesis, Si bemolle, ok? O in alternativa praticamente 1, 4, 3, 1. Sigla di quest'ultima quadriade è Do settima più. E voi mi direte, beh, tu hai detto che è insolita, ma io questo Do settima più lo vedo in un sacco di canzonieri. In effetti si trova spesso Do settima più. Benissimo, quello è un banalissimo errore, perché mettono Do settima più volendo intendere Do maggiore settima, mentre in realtà Do settima più si tradurrebbe appunto con triade aumentata, ok? E settima minore. Immaginate che bello suonare questo accordo su sapore di sale, proprio in battere strang, perché uno lo legge correttamente. A prescindere dalle diteggiature che abbiamo visto, ricordatevi che il modo migliore di praticare queste cose è sempre ragionare a note e non a geometrie. Un ottimo modo, per esempio, per praticare le quadriadi su tutto il manico dello strumento potrebbe essere quello di riprendere in mano gli esercizi che già abbiamo fatto per triadi e rivolti ed aggiungervi le settime. Per esempio, se prendo una triade di Do maggiore relativi rivolti, Do, Mi, Sol, Do, Sol, Do, Mi, semplicemente aggiungendo la settima che sta un semitono sotto pratico anche la quadriade, quindi la individuo facile, no? Perché è un semitono sotto la fondamentale. Quindi Si, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si, Do, Sol, Si, Do, Mi, ok? E così via per tutte le specie di quadriade. Detto ciò, non ci resta che mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto su una bella base. Andiamo!
Ed ecco la partitura della base che andremo a suonarci per praticare appunto le quadriadi. Questa volta, come vedete, non c'è alcuna indicazione ritmica, però si parla di walking bass style. Cosa si intende per walking bass? Il walking bass è un genere di accompagnamento bassistico che è molto utilizzato nel jazz, ma anche nel blues e in altri generi, fondamentalmente basato sui quarti, quindi il basso che cammina, quindi tutti i quarti che si muovono appunto sugli accordi. Quindi quale miglior modo per praticare le quadriadi che sono proprio i pilastri di questi accordi, no? Come abbiamo visto. Qualsiasi walking bass in genere non inizia subito in quarti, ma inizia per così dire in due, quindi con note da due quarti, delle minime, e poi piano piano cresce. Quindi quello che vi propongo di fare è proprio questo: iniziare suonando con note da due quarti, quindi più lentamente, e piano piano aggiungere fino ad arrivare a suonare in quarti. Visto che le ripetizioni di questa base sono proprio tre, io direi ce ne facciamo una con note da due quarti, quindi in due, in una diciamo alterniamo un po' note da due quarti e note da un quarto, quindi aggiungiamo qua e là a gusto nostro, e l'ultima ripetizione ce la facciamo tutta con note da un quarto, quindi in quattro. Io direi partiamo a suonarcelo insieme e poi vi lascerò lavorare sulla base. Via! Come avete sentito, la ritmica questa volta non ci aiutava molto, era abbastanza fitta mentre noi stavamo lì a cercare di portare queste note da due quarti prima e da un quarto poi, quindi cercando di pensare alle quadriadi. Beh, abituiamoci al fatto che non sempre la batteria va dietro al basso e non sempre il basso va dietro alla batteria, cioè non esiste che il basso necessariamente debba essere sulla cassa. Molte volte due strumenti possono essere anche un po' antagonisti, o come in questo caso il basso può fare una figurazione molto semplice mentre la batteria ne fa una molto più ricca. Comunque, abbiamo praticato molto bene questi pilastri dell'armonia che sono le quadriadi, abbiamo costruito lo scheletro di cemento armato della nostra casa, tutto quello che verrà dopo sarà aggiungere muri, finestre e orpelli, ma se abbiamo praticato correttamente triadi e quadriadi partiremo molto avvantaggiati, perché ricordate, aggiungere è un attimo, mentre togliere è sempre difficile.
vi lascio con questa massima. A questo punto non mi resta che lasciarvi suonare sulla base, salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Primi Bassi. Ciao bassisti!